Wow, te ne stai andando a zonzo nel cosmo, su un'astronave grande quanto un'intera città. A bordo c'è un sacco di agitazione. C'è forse un'astronave aliena nemica in vista? No, anzi, si festeggia un lieto evento. È il 22 gennaio 2700 e tu sei il primo essere umano nato fuori dai confini del nostro pianeta. Buon compleanno! A bordo c'è un team di specialisti e un'infinità di aggeggi futuristici a tenere tutto sotto controllo. I finestrini della tua gigantesca nave spaziale si affacciano sull'incredibile vastità del cosmo. La Terra non è più in vista. L'astronave sta viaggiando spedita verso una nuova destinazione, a milioni di chilometri di distanza. L'arrivo è previsto nel giro di qualche decennio. Avanti veloce di circa 25 anni, eccoti ormai adulto in quell'astronave che per te è stata il tuo intero mondo. Conosci tutto l'immenso veicolo come le tue tasche. Ogni mattina ti svegli nella tua cabina, compatta ma con tutti i comfort e tutte le necessità. E dai vetri rinforzati ti godi ogni giorno una magnifica vista su stelle e pianeti lontani, senza mai doverti preoccupare della radiazione cosmica. L'astronave è infatti protetta da un costante scudo magnetico che respinge la radiazione cosmica lontano dagli occupanti, altrimenti sarebbero tutti in grossi guai. A bordo è stata anche creata una gravità artificiale. Gli astronauti perdono l'1 o il 2% del loro volume osseo per ogni mese passato in orbita a gravità quasi pari allo zero, ma lì da te, in un futuro dove i viaggi nello spazio profondo sono ormai possibili, il problema è stato risolto. Uscendo dalla tua cabina, incroci diversi altri membri del personale di bordo che cominciano la loro giornata di lavoro. Tutti fluttuano sui loro piccoli veicoli da trasporto e ognuno ha un'uniforme diversa a seconda delle mansioni assegnate. La tua è blu e quindi salti a bordo e ti unisci ai tuoi colleghi. Ben presto arrivi al tuo posto di lavoro, nei meandri della gigantesca astronave. Il tuo è un lavoro importante, sei un ingegnere di bordo, ed è tuo compito mantenere in funzione l'astronave. Oh oh, qualcosa non va. Sugli schermi scorrono cifre, la temuta luce rossa comincia a lampeggiare. Dai subito l'allarme, ma nessuno dei tuoi colleghi sa cosa stia succedendo. Cominci a controllare i registri, a rivedere complicate equazioni, ma i conti non tornano. A bordo intanto comincia a diffondere il panico. Ti si stanno drizzando i peli sulle braccia, mentre premi tasti e giri manopole in modo frenetico. L'allarme risuona sempre più forte e la luce rossa lampeggia senza sosta. Alcuni tuoi colleghi se la danno a gambe e resti lì tutto solo. Alla fine arriva il tuo supervisore a darti una mano. Alla buon'ora. Insieme finalmente risolvete il guasto. Wow, c'è mancato poco. A quanto pare hai ancora molto da imparare. Eppure sin da giovanissimo sei stato destinato al ruolo da ingegnere. Eri un drago in fisica, chimica, matematica. La scienza è sempre stata la tua passione. Chissà, forse un giorno finirai persino per diventare il comandante dell'intera astronave. Finito il lavoro, i tuoi amici ti chiamano per andare a divertirvi un po'. E quando dico ti chiamano, voglio dire che ricevi una comunicazione sul tuo proiettore olografico, qualcosa che nel tuo mondo fa ormai parte della vita quotidiana. Puoi usarlo anche per ascoltare musica. La musica pop di inizio 2000 è considerata musica classica. I film proiettano in 3D la tua immaginazione. Ti fai strada dalle viscere dell'astronave fino alla piazza principale, lì dove ci si incontra per trascorrere il tempo libero. Ci sono un sacco di bar e ristoranti, c'è il barbiere e anche una buonissima gelateria, e ogni angolo ti è familiare. La tua astronave è in pratica una vera e propria città, perfettamente autosufficiente. C'è una mini biosfera piena di piante e animali di ogni ecosistema terrestre, foreste e deserti, boschi e giungle in miniatura, c'è di tutto. I biologi di bordo si occupano della salute dell'intera biosfera per far sentire tutti quanti a casa, tranne te che la Terra non l'hai mai vista. Quel giorno hai deciso di fare due passi nella savana, circondato da gnu e gazzelle che corrono e pascolano, mentre un piccolo branco di leoni li tiene d'occhio. Da lì passi nella giungla e subito l'umidità si fa soffocante e la vegetazione densa. Un gruppo di gorilla è lì che gioca e sulle foglie ci sono tante piccole raganelle, ma tra gli alberi vedi anche un silenzioso giaguaro che va ad abbeverarsi. Poco dopo sei in un arido deserto e a farti compagnia ci sono dromedari, serpenti a sonagli che si crogiolano al caldo e qualche piccolo scorpione nella sabbia. Nei tuoi 25 anni di vita hai imparato molto sulla biologia, sai tutto
su com'era fatta la Terra, anche se non ci sei mai stato. Finito il giro degli habitat naturali, arriva un messaggio dagli altoparlanti. È il comandante. Siamo quasi arrivati a destinazione, molto in anticipo rispetto al programma. Prepararsi all'atterraggio. Tutti quanti si precipitano verso le loro cabine, ad eccezione dei pochi che devono rimanere a governare la nave. Ti sdrai sulla tua Brand, assicurandoti con una indistruttibile cintura di sicurezza. Fuori dalla finestra vedi in lontananza un puntino blu che si fa sempre più grande e che sembra somigliare tantissimo alla Terra. Il viaggio è stato piuttosto breve, appena 25 anni. Non puoi fare a meno di chiederti che cosa ti aspetti dopo. Intanto ripercorri i ricordi della tua vita, nell'unico mondo che hai conosciuto, l'astronave. È un po' come vivere al Polo Sud. Laggiù, infatti, vive una piccola comunità di scienziati che nella breve primavera polare conducono ogni sorta di ricerche, dal clima alla geologia, dalla meteorologia all'astronomia. La loro vita non è tanto diversa da quella degli astronauti. Chiusi nelle loro stazioni di ricerca, hanno a disposizione laboratori, piccole abitazioni e zone ricreative per sport e musica. La natura sul pianeta su cui stai per sbarcare è molto diversa da quella terrestre. Ci sono giungle con alberi alti come grattacieli e oceani selvaggi su cui infuriano tempeste che possono durare per anni interi. Ormai ci siamo, comincia lo sbarco. Per te significa mettersi subito al lavoro. Esci dalla sicurezza dell'astronave per la prima volta e dai un'occhiata alla tua nuova casa. Mettere i piedi per terra ti sembra un'esperienza, aliena. L'aria lì fuori è umida e calda. L'astronave si è posata in una zona tropicale, che secondo tutti gli studi è la più adatta per la colonizzazione. Non sarà facile. Ogni nuovo insediamento umano nasce in prossimità di corsi d'acqua. Fu così in Mesopotamia, nell'antico Egitto e tra gli Aztechi. Ogni singola civiltà. Si comincia da piccoli insediamenti e col tempo si sviluppano nuove società e intere civilizzazioni. Commerciando ed esplorando si migliora la tecnologia, si imparano nuove lingue e si entra in contatto con nuove culture. E perché no? Nuove cucine. Secondo gli scienziati, se in futuro gli umani colonizzassero lo spazio, persino il nostro aspetto fisico potrebbe cambiare. Chissà, magari avremo tutti teste decisamente più grandi? Non c'è modo di saperlo per ora. Probabilmente avremo la pelle più scura, perché avremo bisogno di melatonina, il pigmento che protegge la pelle dalle radiazioni solari. Viaggiando nello spazio o colonizzando pianeti vicini a stelle giganti, il nostro organismo produrrà molta più melatonina. Avremo la pelle scura, però magari di colore viola, grigio o persino verde. Per scoprirlo basterà attendere appena un paio di milioni di anni. E poi, con gravità minore o assente, le nostre ossa diventeranno meno dense, un po' come quelle degli uccelli. Significa che saremo meno forti della nostra versione terrestre e avremo tutta una serie di nuovi problemi fisici. La gravità è essenziale per tenerci in piedi e per farci muovere con sicurezza. A gravità bassa o zero ci serviranno speciali esoscheletri anche solo per fare due passi fuori casa o buttar fuori la spazzatura. Naturalmente, tutto questo potrà avvenire solo in un lontanissimo futuro, così lontano da non poterlo ancora nemmeno immaginare. Ma una cosa è sicura: per abbandonare l'atmosfera terrestre basta volare per circa 100 km sopra il livello del mare. Da lì in poi il futuro ci aspetta. Siamo cresciuti tutti amando scene epiche di battaglie spaziali a suon di laser e cannonate tra astronavi intergalattiche. Purtroppo però niente di tutto questo può mai succedere nella realtà. Lo spazio è vuoto, ovvero non contiene ossigeno, e senza ossigeno non ci può essere alcuna combustione, quindi nessuna esplosione. Potresti replicare che ci sono e come le esplosioni, quelle stellari, le supernova, ma non è proprio esatto. Le stelle non consumano ossigeno, quindi non bruciano. Quello che succede al loro interno è piuttosto una costante catena di reazioni termonucleari. Un'astronave nel cosmo perciò può esplodere solo se alimentata a energia nucleare. Altrimenti tutto quello che succederà sarà un breve lampo della durata di un istante. I veri veicoli spaziali contengono spesso ossigeno liquido che brucia molto rapidamente lassù nel vuoto cosmico. Quindi niente ossigeno, niente esplosioni e niente boati. Il suono infatti non è altro che una serie di scontri tra molecole di aria. Ma visto che nello spazio l'aria non c'è, qualsiasi esplosione sarebbe del tutto muta. Cosa che ha anche i suoi vantaggi. Immagina quanto sarebbe assordante il rumore del sole se il suono potesse viaggiare nello spazio.
Per quanto ci piaccia chiamarlo in quel modo, in realtà la Luna non ha nessun lato oscuro. Il nostro satellite è in rotazione sincrona con la Terra, ovvero rivolge verso di noi sempre la stessa faccia, mentre l'altra ci rimane invisibile. Il Sole però è molto più lontano e i suoi raggi riscaldano e illuminano a turno tutti e due gli emisferi del nostro pianeta. Lo stesso succede sulla Luna. I raggi del Sole arrivano ad illuminare anche il lato nascosto della Luna, solo noi da qui non possiamo vederlo. Nello spazio sembra ci sia una totale assenza di peso, eppure la gravità è dovunque. Più ci si allontana da un oggetto dalla grande massa, come un pianeta, più la gravità è debole, però c'è sempre. Tanto che non esiste nemmeno un singolo punto dell'universo che non risenta degli effetti della gravità. Tutto ciò che ha massa ha gravità, inclusi tu e io. I corpi celesti più grandi finiscono per attrarre verso di loro quelli più piccoli, ed è per questo che i pianeti del Sistema Solare orbitano attorno al Sole, ed è per questo che l'intera Via Lattea orbita attorno al suo centro. Secondo gli scienziati, lì si trova un buco nero supermassiccio, oltre 4 milioni di volte più pesante del Sole. La sua presenza tiene al loro posto tutte le stelle e i sistemi planetari della galassia. Torniamo alla fantascienza. Ecco l'eroe del film che si lascia alle spalle Marte, diretto verso Giove. Il volto cupo m'ha determinato, consapevole della minaccia che di lì a poco dovrà affrontare. La fascia degli asteroidi. Il nostro eroe fa compiere acrobazie alla sua astronave, schivando i pericolosi asteroidi. Tutti, tranne l'ultimo, colpito. Per fortuna solo di striscio. Alla fine il nostro eroe esce indenne dalla zona pericolosa e può tirare un sospiro di sollievo. Una scena vista e rivista, ma lontanissima dalla realtà. Gli asteroidi nella fascia a metà strada tra Marte e Giove sono sì tanti, ma tutti talmente lontani tra di loro che potremmo attraversare la fascia senza nemmeno vederne uno. Ce ne sono circa 1,5 milioni, escludendo quelli di dimensioni trascurabili con un margine di 500.000, ma la cintura è vastissima. La distanza tra due asteroidi può benissimo essere di milioni di chilometri. Perciò un inseguimento tra due astronavi da quelle parti sarebbe in realtà piuttosto noioso. Lo spazio ci sembra sempre nero, freddo e desolato, specialmente quando vediamo scene di astronauti che escono all'esterno. Tutto vero, tranne la parte del freddo. Lo spazio è freddo solo se ci si trova in qualche remoto angolo della galassia, lontano da qualsiasi stella. Ma se invece ci si trova, ad esempio, lungo l'orbita terrestre e rivolti direttamente verso il Sole, la temperatura nel vuoto cosmico può raggiungere anche i 120 gradi centigradi. Ecco perché gli astronauti indossano tute bianche. È il colore che riflette meglio la luce. Al tempo stesso, se hai il viso rivolto verso il Sole, la temperatura alle tue spalle può essere veramente gelida. Il calore non viaggia in modo uniforme nello spazio, quindi a meno di essere rivolti direttamente verso una fonte di calore, fa davvero molto freddo. A proposito di fonti di calore, il Sole lo vediamo e disegniamo sempre giallo. La verità è che si tratta solo di una illusione ottica dovuta al filtro della nostra atmosfera. Lo stesso succede quando di giorno vediamo il cielo azzurro. La luce del Sole viene diffusa e distorta dall'atmosfera, creando così lo spettacolo di ogni alba e ogni tramonto. Ma fuori, nel vuoto dello spazio, non c'è nulla che distorca la luce e il Sole appare come è in realtà, bianco, una grande, calda sfera di gas e plasma. Un lampo di luce nel cielo, seguito da una scia di fumo. È un meteorite infuocato che precipita sulla Terra, lasciando poi un grosso cratere sul punto d'impatto. La scia di fumo e il cratere sono veri, almeno in parte, ma è praticamente impossibile che un meteorite sia davvero infuocato. Un meteorite è nient'altro che un frammento di un asteroide, magari l'unico frammento sopravvissuto all'attrito con l'atmosfera terrestre. Succede molto spesso, solo che di norma non ce ne accorgiamo nemmeno, perché si tratta di frammenti minuscoli che precipitano in aree disabitate. E in caso di impatto il cratere è dovuto unicamente all'altissima velocità del meteorite, non al calore. L'attrito naturalmente li riscalda, ma non abbastanza da prendere fuoco o da bruciare tutto una volta impattati al suolo. Se la realtà fosse come nei film, potremmo comunicare all'istante con astronavi o pianeti lontani. Ma per il momento non è possibile. I sistemi di comunicazione si basano sui segnali radio, che viaggiano relativamente lenti nella vastità dello spazio. Un segnale radio impiega anni per attraversare un singolo anno luce. Non parliamo nemmeno di migliaia o milioni di anni luce. Se sogni di inviare un messaggio in una galassia lontana lontana, rassegnati ad aspettare qualche migliaio di anni e altrettanti per ricevere la risposta.
Come avrai capito, lo spazio è molto meno affollato e movimentato di come lo abbiamo sempre visto nei film. Nella realtà i pianeti, le stelle, tutti i corpi celesti sono separati tra di loro da miliardi di chilometri di nulla assoluto. Persino se avessimo un'astronave che viaggia a velocità luce, per gran parte del viaggio non vedremmo altro che un nero vuoto nulla. Le distanze tra i corpi celesti sono immense, persino tra quelli relativamente più vicini. Per capirci, la Luna, che vedi così bene nel cielo di sera, dista dalla Terra qualcosa come 385.000 chilometri. Come dire, un giro del mondo ripetuto 10 volte di fila. Accendi i motori per l'iperspazio e in un batter d'occhio hai attraversato un'intera galassia da un capo all'altro. Un classico di tutte le grandi opere di fantascienza. Le astronavi vengono sempre mostrate capaci di accelerare da zero a più veloce della luce. Peccato che le leggi della fisica ci dicano che, se fosse possibile, le persone a bordo, resterebbero schiacciate contro i sedili, come minimo. Anzi, diciamo che nessuno uscirebbe vivo da un'accelerazione simile, che sottoporrebbe il corpo a forze troppo estreme. Solo quando avremo risolto questo leggerissimo inconveniente potremo pensare ai motori iperspazio. L'acqua non è affatto rara tra i tanti elementi che esistono nell'universo. Anzi, esiste addirittura un'immensa nube a diversi milioni di anni luce da noi, che è fatta interamente di acqua. Così tanta da riempire 140.000 miliardi di oceani terrestri. E c'è acqua su moltissimi pianeti, anche in quelli del nostro sistema solare. Probabilmente anche allo stato liquido. La cosa più rara di tutte nell'universo è la vita. Perché infatti non basta solo la presenza dell'acqua per far apparire la vita. Gli astronauti sulla Stazione Spaziale Internazionale devono fare tanto esercizio fisico e infatti li vediamo spesso mentre si allenano. Ma non lo fanno per mettere su muscoli, lassù non ne hanno bisogno. La gravità fuori dalla Terra è molto debole e gli astronauti non devono usare i muscoli più di tanto. Ma poi, una volta tornati a casa, l'impatto improvviso con la gravità terrestre causerebbe gravi danni al loro organismo. Ed è per evitare questi danni che si allenano tutti i giorni. Ogni notte ci sembra di vedere milioni di stelle lassù nel cielo, ma in realtà di stelle ne vediamo davvero poche, circa 3.000. Tutti gli altri puntini luminosi che vedi sono altre cose, pianeti, galassie lontanissime, persino satelliti artificiali. Per essere visibile, qualsiasi oggetto deve essere illuminato da una vera stella, proprio come succede con la luna di notte. Data la distanza, a occhio nudo è molto difficile capire se uno di quei puntini sia una stella o qualcos'altro. Però sono belli, no? Migliaia di astronavi entrano nello spazio aereo terrestre. Scendono sul nostro pianeta e creano il caos. All'improvviso la portiera di un'astronave si apre ed esce una strana creatura. Cerca di parlare la nostra lingua e dice di provenire da una lontana stella, Proxima Centauri. Qualcosa del genere potrebbe accadere e questo perché gli scienziati hanno da poco rilevato uno strano segnale radio proveniente da quella stella. Proxima Centauri è la stella più vicina al nostro sistema solare. È a soli 4,2 anni luce di distanza. Ciò significa che se da questa stella dovesse partire un raggio di luce, raggiungerebbe la Terra dopo 4,2 anni. Sono 270.000 volte la distanza dalla Terra al Sole. La stella Proxima Centauri non può essere vista a occhio nudo nel cielo notturno, ma il suo sistema nasconde un segreto. Ma andiamo a dare un'occhiata. Quindi ecco la nana rossa. È 7 volte più piccola del nostro Sole e 8 volte più leggera. Proxima Centauri è 1,5 volte più grande di Giove e quasi 150 volte più pesante. Ma quello che stiamo cercando è più lontano. Questa è Proxima Centauri B, un pianeta simile alla Terra. È più grande del 10% e si trova nella zona abitabile della sua stella. E ha una distanza perfetta, non troppo lontana e non troppo vicina. E la temperatura non è né troppo alta né troppo bassa. L'acqua, se esiste, potrebbe essere allo stato liquido. E così la vita potrebbe sopravvivere ed evolversi. Forse è anche abitata e ci hanno inviato quel segnale che abbiamo ricevuto. Un segnale radio è composto da onde che hanno una certa frequenza e lunghezza. E possiamo sempre distinguere un segnale artificiale da uno naturale. Il segnale che abbiamo raccolto da Proxima Centauri B ha una frequenza di 982 MHz. Una normale radio che ascoltiamo in cucina o in macchina capta segnali intorno ai 100 MHz. Ecco perché gli scienziati hanno concluso che il segnale è artificiale. Questo segnale potrebbe essere una via di comunicazione tra mondi sviluppati. Se questo è un messaggio di una civiltà spaziale, dovremmo essere in grado di decodificarlo. Per riuscirci, però,
devono aver utilizzato una forma semplice di crittografia. Ad esempio, la Terra ha già inviato un segnale radio nello spazio. Era il messaggio di Arecibo ed è composto da 1679 cifre. È un rettangolo di 23x73 quadrati che contiene informazioni sulla nostra civiltà codificate con il codice binario. Nella parte superiore del rettangolo c'è il nostro sistema di numeri. Sono contrassegnati in bianco. Questa cosa viola è la chiave per leggere la parte successiva. I numeri atomici degli elementi come idrogeno, carbonio, azoto, ossigeno e fosforo sono codificati in questa chiave. Questi sono gli elementi chiave che possono dare inizio alla vita. Se chi riceve questo segnale riesce a dare un senso ai numeri e alla chiave, allora può leggere la parte successiva. Queste cose verdi sono gli elementi costitutivi della nostra catena del DNA. E proprio qui in fondo c'è la catena del DNA stessa. Il rettangolo bianco indica il numero di coppie di questi elementi costitutivi e le spirali blu mostrano la forma del DNA. E poi vediamo la sagoma umana stessa. L'oggetto bianco e blu sulla sinistra è il numero in codice dell'altezza media. L'essere umano stesso è disegnato all'estremità del filamento di DNA in modo che qualsiasi civiltà possa capire come siamo fatti. E il rettangolo bianco a destra dell'essere umano è il numero della popolazione terrestre al momento del messaggio. Sono 4,2 miliardi nel 1974. Quasi la metà rispetto ad oggi. La parte successiva è il disegno del nostro sistema solare. Il quadrato grande e giallo è il Sole. Poi vengono tutti i pianeti del nostro sistema, incluso Plutone. La Terra è un po' spostata in modo che una civiltà possa capire da dove proviene questo messaggio. E l'ultimo disegno è l'osservatorio da cui questo messaggio è stato inviato. Questo segnale è ora in viaggio verso l'ammasso stellare M13, a 25.000 anni luce dalla Terra. Quindi non prima di altri 25.000 anni. E avremo bisogno di altri 25 per ricevere un segnale che indichi che c'è qualcuno dall'altra parte che ascolta il nostro messaggio. E se il segnale di Proxima Centauri fosse un messaggio, avremo bisogno di tempo per decodificarlo. Quindi accendiamo il nostro superpotere decodificatore e aspettiamo. Ma questo non è il primo segnale misterioso che abbiamo rilevato. Gli scienziati hanno registrato un insolito segnale. Wow, nel 1977. Hanno supposto che provenisse da qualche parte nella costellazione del Sagittario. Il telescopio ha rilevato il segnale sconosciuto per ben 72 secondi. Più tardi uno scienziato che ha esaminato la stampa del segnale ha concluso che il segnale era artificiale e ha scritto «Wow!» come reazione alla sua scoperta. Questo segnale non è stato più captato. Alcune teorie dicono che il segnale provenisse da un'astronave che era nelle vicinanze. Si pensava fosse volato via dato che non si riusciva più a rilevarlo. Ma è più probabile che sia stato creato qui sulla Terra. Era diretto verso l'alto, ma si è riflesso su qualche oggetto. Potrebbe essere stato un aereo, un satellite o dei detriti spaziali in orbita attorno al nostro pianeta. Quindi il segnale è stato rilevato dal telescopio. E poiché è stato creato dall'uomo, tutte le sue caratteristiche, come la lunghezza d'onda e la frequenza, avrebbero potuto confondere gli scienziati. Nel 2017, gli scienziati hanno registrato un bagliore su Proxima Centauri. La luminosità della stella è aumentata di 1000 volte in soli 10 secondi. Prima di ciò c'era stato un altro bagliore più debole, che è durato circa 2 minuti. Oltre ai bagliori, ha emesso enormi quantità di radiazioni. E anche se ci fosse stata vita sul pianeta compagno di questa stella, questi bagliori l'avrebbero probabilmente distrutta. I venti stellari avrebbero spazzato via l'atmosfera del pianeta e reso la sua superficie priva di vita. Nel complesso, il pianeta Proxima Centauri B riceve 60 volte più radiazioni e 400 volte più radiazioni di raggi X rispetto alla Terra. Gli scienziati hanno concluso che le probabilità che ci sia vita sono comprese tra 1 e 100 milioni. E mentre non sappiamo ancora con certezza se il segnale fosse artificiale o no, lo scenario di un gruppo di astronavi che arrivano sulla Terra è impossibile. Il nostro unico metodo per cercare una civiltà nello spazio è usare le onde radio. Sono come un forte rumore che si allontana dal nostro pianeta in direzioni diverse, alla velocità della luce. Il problema principale, però, sono le distanze. La nostra galassia, la Via Lattea, è larga 100.000 anni luce. Supponiamo che ci sia vita dall'altra parte. Se inviamo un segnale radio, non raggiungerà il presunto pianeta per altri 100.000 anni. E non avremo una risposta per altri 100.000 anni. E lo stesso vale se qualcuno volesse contattare noi. Non abbiamo imparato a creare o ricevere segnali radio fino al XIX secolo. E se una civiltà si stesse sviluppando in contemporanea da qualche parte nella Via Lattea e inventassero la radio, non riceveremmo il loro segnale per diversi millenni. Inoltre, il rumore radio del nostro pianeta sta iniziando a svanire. Usiamo il Bluetooth, la fibra ottica e la TV via cavo. Quindi tra circa 100 anni non saremo più visibili.
O peggio ancora, cosa accadrebbe se da qualche parte ci fosse una civiltà che aveva inviato dei segnali nello spazio? E quei segnali avessero raggiunto il nostro pianeta, ma non eravamo ancora in grado di captarli. Poi quel mondo si è evoluto e il segnale si è spento. Avremmo potuto catturare quelle onde radio che si muovevano attraverso l'universo, ma abbiamo installato le antenne troppo tardi. Ci sono circa 2 trilioni di galassie nell'universo. Ognuna di esse contiene miliardi e trilioni di stelle simili al nostro Sole. E forse c'è un pianeta tra loro che assomiglia al nostro. La vita potrebbe prosperare. E magari questa civiltà nello spazio esterno, proprio come noi, sta guardando attraverso dei telescopi sperando di catturare un segnale radio sconosciuto. Questo è un piccolo passo per un uomo, ma un gigantesco balzo per l'umanità, disse Neil Armstrong, il primo essere umano a mettere piede sulla superficie della Luna. Era con Buzz Aldrin e trascorsero 2 ore e mezza sulla superficie lunare. Per prepararsi a quel momento ci sono voluti ben 2 anni e l'attrezzatura che si sono portati pesava oltre 80 kg. Non è stato facile atterrare sulla Luna. Ci hanno provato altre volte, ma senza riuscirci. Ad esempio, gli astronauti di uno dei programmi dell'Apollo avevano abbastanza carburante per raggiungere la superficie lunare in soli 3 giorni. Ma non hanno voluto sprecarlo e gli ci è voluto più di un mese. Non esiste un GPS che ti dice dove atterrare. La navicella va a un'elevata velocità e deve rallentare nel vuoto senza avere informazioni sufficienti. Ma dal 1969 sono atterrate ben 12 persone. La Luna è l'unico oggetto spaziale su cui gli umani hanno messo piede. Il resto è stato solo visitato dai robot. Ma tutte queste persone sono state lì per poco. La NASA ha annunciato che stanno lavorando a un programma per trasferirsi in modo permanente sulla Luna. Ciò aiuterebbe la ricerca scientifica e potrebbe anche essere un ottimo punto di partenza per altre missioni, come quella su Marte. Immagina di essere la 13ª persona che mette piede sulla Luna. Un silenzio assordante, polvere lunare sotto i piedi e nient'altro che un cielo nero infinito con stelle dappertutto. Ma non hai tempo per ammirare il panorama. Ci sono molti problemi da risolvere ancora prima di atterrare. Prima di tutto, i nostri corpi sono macchine che si sono adattate alle condizioni sulla Terra. Cose come la gravità, l'atmosfera, l'aria che respiriamo e il cibo che mangiamo. Sul nostro pianeta funzioniamo in modo ottimale. La gravità è 6 volte più forte di quella sulla Luna, che è, rispetto al nostro pianeta, quasi un vuoto. Qualunque cosa tu faccia, non dovresti trattenere il respiro. Il vuoto tirerebbe via l'aria dal tuo corpo. L'ossigeno ancora presente si espanderebbe insieme ai fluidi corporei, spingendo contro i vasi sanguigni e i tessuti degli organi. Il tuo corpo, gambe e braccia perderebbero la loro forma attuale e si gonfierebbero come un palloncino, fino al doppio della dimensione normale. E se restassi così troppo a lungo, non sopravvivresti. Ma non esploderesti. La pelle è piuttosto elastica e terrebbe insieme il corpo. I liquidi che sono esposti evaporerebbero. La superficie degli occhi e la pelle ribollirebbero. La saliva ribollirebbe sulla tua lingua. Ma il tuo sangue rimarrebbe liquido. Le pareti dei vasi lo proteggerebbero dall'ebollizione. Niente atmosfera, niente ossigeno. L'ossigeno che è già nei polmoni scomparirebbe rapidamente e non avresti più nulla da inspirare. Se i tuoi organi smettessero di ricevere ossigeno, che viene consegnato a diverse parti del corpo dal sangue, sverresti, perché il tuo cervello si spegnerebbe. Accadrebbe tutto in 15 secondi. Questo è il tempo che il tuo corpo ha per utilizzare l'ossigeno rimanente nel sangue e per mantenere il cervello in funzione. Rimani così più a lungo e ciao ciao. Nessuno strato di ozono, nessun campo magnetico. L'atmosfera della Luna è simile per densità agli strati più alti dell'atmosfera terrestre, dove abbiamo la Stazione Spaziale Internazionale. Ciò significa che il tuo corpo sarebbe esposto a tutte quelle pericolose radiazioni ionizzanti dallo spazio esterno, che non possiamo sentire ora perché gli strati che circondano la Terra ci tengono al sicuro. Sulla Terra i nostri muscoli e le nostre ossa sono fatti per resistere alla forza gravitazionale. Senza gravità perderemmo muscolatura e le nostre ossa diventerebbero più deboli. Un po' come il pesce blob, una creatura marina che sembra l'animale più triste della Terra. Questo pesce vive nelle profondità dell'oceano e quando è laggiù assomiglia alla maggior parte dei pesci, solo più inquietante. Ma quando è all'aria aperta si appiattisce e il corpo sembra uno strano budino. E questo a causa della differenza di pressione. La Luna ti farebbe sembrare un pesce blob a causa dei drastici cambiamenti nella pressione atmosferica. Non c'è abbastanza pressione che possa tenerti insieme. Mentre sei sulla Terra,
una colonna d'aria spinge una massa approssimativa di 15-20 tonnellate sull'intera superficie del tuo corpo. Non ce ne accorgiamo perché questo pilastro d'aria preme allo stesso modo da tutti i lati. C'è aria anche nel corpo. La pressione interna è la stessa dell'atmosfera. Sulla superficie lunare, invece, non c'è alcuna pressione. Fa anche molto freddo, le temperature cambiano drasticamente dai 120 gradi centigradi durante il giorno a meno 133 gradi centigradi quando è notte. Un giorno sulla Luna dura 29 giorni terrestri. Ciò significa che passeresti 14,5 giorni con una luce insopportabile e poi 14,5 giorni nella più completa oscurità cosmica. Il tuo corpo potrebbe congelarsi di notte, come in altri luoghi nello spazio, e a seconda di dove ti trovi, ciò accadrebbe entro 12-26 ore. Oppure, se ci andassi di pomeriggio, verresti abbrustolito. Ti converrebbe fare come l'Apollo 11 e andarci all'alba. A quell'ora la superficie lunare non è troppo fredda e non ha avuto abbastanza tempo per diventare estremamente calda. Anche se sopravvivessi a tutto questo, verresti colpito da milioni di meteoriti ogni anno. Ci sono particelle di roccia e polvere che si muovono abbastanza velocemente e ci sono anche detriti di veicoli spaziali e satelliti. Un umano non potrebbe sopravvivere in queste condizioni per più di un minuto. Per sopravvivere e rimanere più a lungo sulla Luna, la prima cosa di cui dovresti occuparti è proteggerti dalle radiazioni. Avresti bisogno di simulare la pressione atmosferica terrestre e dovrebbe essere stabile. Dovresti mantenere una temperatura confortevole, in modo che il tuo corpo non congeli né bruci. Dovresti proteggerti dai detriti spaziali e dalla polvere cosmica. Avere ossigeno. Avresti anche bisogno di un sistema di comunicazione, acqua, cibo e altre cose per funzionare normalmente. Nel 1982 la NASA ha iniziato a utilizzare un'unità per la mobilità extraveicolare, EMU, per le proprie attività nello spazio. L'ultima missione Artemis ha dato il via allo sviluppo di una nuova generazione di tute spaziali. L'ex-EMU è una fantastica tuta di nuova generazione. Molto probabilmente sarà pronta entro un paio d'anni. La tuta fornisce ossigeno sia per respirare che per mantenere stabile la pressione. Una parte della tuta, per il raffreddamento dei liquidi, è aderente, il che significa che si adatta alla forma del corpo e a un sistema che riceve acqua fredda e la fa circolare nell'intera tuta. È così che mantiene una temperatura intorno ai 20 gradi centigradi. L'acqua assorbe il calore e poi si sposta nella seconda parte della tuta, chiamata XPLSS. La Luna è l'unico satellite naturale del nostro pianeta, il secondo più denso dopo la Luna di Giove, Io. Si è formata dopo una collisione nota come Big Wack. Un enorme oggetto spaziale delle dimensioni di Marte ha colpito il nostro pianeta 4,6 miliardi di anni fa, poco dopo la formazione del Sistema Solare e del Sole. Si formò una nuvola di roccia vaporizzata, composta da un mix di particelle provenienti dalla Terra e dall'altro oggetto. È rimasta in orbita intorno al nostro pianeta, si è raffreddata e si è trasformata in un anello di piccoli corpi solidi. In seguito si sono riuniti ed è così che si è formata la Luna. Sulla Luna accadono cose interessanti, come acqua che si muove e salta al riscaldarsi e raffreddarsi della superficie durante il giorno. L'acqua è lì finché parte non si scioglie, si riscalda e finisce nell'atmosfera lunare. Quindi galleggia e raggiunge un'area abbastanza fredda per poi tornare in superficie. La Luna ci mostra sempre la stessa faccia. Il lato più vicino è segnato da pianure scure e piuttosto grandi. Ci sono ancora impronte sulla superficie della Luna, perché nessuno è stato lì dal 1972, l'anno dell'ultimo Apollo. Non si verificano attività geologiche come l'eruzione di vulcani o terremoti, e non ci sono piogge o venti a cancellarle. Che ne dici di crearne delle nuove? A noi la Terra sembra enorme, eppure il Sole occupa da solo il 99,9% della massa dell'intero Sistema Solare. Il resto consiste di tutti i pianeti, i satelliti, gli asteroidi, le comete, i gas e le polveri. Il Sole dista 150 milioni di chilometri dal nostro pianeta e ci riscalda ogni giorno. La sua temperatura di superficie è di 5537 gradi Celsius, eppure lo spazio attorno alla nostra stella è gelido. Bisogna infatti distinguere il calore dalla temperatura. Il calore è l'energia interna di qualsiasi oggetto, generata dal movimento. La temperatura, invece, è una unità di misura. Ci dice se un oggetto è freddo o caldo.
Quando un oggetto genera calore, la temperatura va su. Se perde calore, la temperatura va giù. Il calore si trasmette in tre diversi modi. Il sole riscalda tramite la sua radiazione, ovvero rilascia calore sotto forma di luce. Anche il nostro corpo rilascia calore in forma di onde all'infrarosso. Ecco perché le telecamere termiche riescono a vederti anche nel buio totale. Più un oggetto è caldo, più rilascerà calore. Ma per trasmettere calore ci vuole materia e lo spazio è per lo più vuoto. Significa che non ci sono abbastanza particelle per permetterne la trasmissione, se non attraverso le radiazioni. Quando il calore del sole colpisce un oggetto, viene assorbito dagli atomi e dalle particelle. Ma il calore non può irradiare tutto lo spazio perché manca la materia. Gli atomi e le particelle sparsi nello spazio assorbono il calore, ma non basta a riscaldare l'intero vuoto cosmico. Il nostro pianeta è circondato dall'atmosfera, ovvero da materia, e l'energia del Sole si irradia facilmente. Ma se portiamo un oggetto fuori dalla nostra atmosfera e lo esponiamo ai raggi del Sole, si riscalderà subito fino ad almeno 150 gradi, senza rilasciare calore. Mentre nel vuoto cosmico la temperatura è di meno 270 gradi centigradi. Nello spazio, insomma, finiremmo tutti abbrustoliti oppure congelati. Il Sole non è affatto giallo. La luce copre una vasta gamma di lunghezze d'onda e tramite lo spettro luminoso si può calcolare la temperatura. Le stelle rosse sono le più fredde, quelle più calde sono blu, gialle e arancioni e quelle bianche sono una via di mezzo. Per quanto riguarda il Sole, la sua massima lunghezza d'onda ha uno spettro di colore verde. Il nostro occhio però funziona diversamente. Riceve quella lunghezza d'onda insieme alle altre dello spettro luminoso e la interpreta come di colore bianco. Dalla Terra però il Sole ci appare giallo, perché la nostra atmosfera disperde la luce blu dello spettro, mentre assorbe di più quella rossa. È grazie a questo fenomeno che ammiriamo quei bellissimi spettacoli chiamati alba e tramonto. Le macchie solari sono zone sulla superficie del Sole che spiccano, perché sono in media più fredde. Si sovrappongono poi con punti di alta intensità del campo magnetico. Tutto questo impedisce al calore di lasciare quelle zone del Sole. Le altre parti della superficie solare risultano tre volte più luminose delle macchie solari che a noi, per contrasto, appaiono praticamente nere. Ma se potessimo isolare una macchia solare e portarla lontano dalla stella, su nel cielo notturno, ci apparirebbe invece luminosa quanto una luna piena. Tutti i pianeti del Sistema Solare ruotano nella stessa direzione, perché si formarono dalla stessa nube protoplanetaria, ma fanno eccezione Urano e Venere. Probabilmente antichi impatti con altri corpi celesti deviarono il loro asse di rotazione. Per le galassie il discorso è diverso. Non si formano dalla stessa nube di materia, cioè gas e particelle. Inoltre la loro distribuzione nello spazio non è casuale. Sono organizzate in filamenti, dense scie di materia, sia visibile che oscura, separati dal vuoto. Ogni protogalassia resta ancorata a un'area dello spazio grazie alla gravità e probabilmente alla distribuzione di materia oscura nel cosmo. Tutta la materia nei filamenti si muove a spirale e si addensa intorno a un'area centrale. Quindi, se troviamo due galassie che ruotano nella stessa direzione, è per puro caso. Un giorno, forse, potremo vedere un ascensore Terra-Luna. Sì, proprio come lo immagini. O quasi. Si tratterebbe di una struttura lunga più di 400.000 km. Non sarebbe ancorato alla superficie, perché sia la Terra che la Luna si muovono. La sua terminazione sarebbe invece nell'orbita geostazionaria del nostro pianeta. Si stima che la costruzione richiederebbe solo pochi miliardi di dollari. E ne varrebbe la pena, date le risorse minerarie sulla Luna. Sulla Luna abbonda l'elio, che qui sulla Terra invece scarseggia. La Luna inoltre è ricca di neodimio, un elemento molto raro sulla Terra che potrebbe rendersi utile negli smartphone e nell'elettronica. Dopo 53 viaggi andata e ritorno, i costi sarebbero già ripagati. Il cavo sarebbe spesso appena quanto una matita, eppure peserebbe circa 40 tonnellate. Per costruirlo bastano i materiali che abbiamo già, quindi niente di fantascientifico. La costruzione sarebbe divisa in varie sezioni. Una delle terminazioni verrebbe agganciata a una stazione spaziale orbitante intorno alla Terra. Poi il cavo dell'ascensore verrebbe steso verso la Luna, il più vicino possibile alla sua superficie. Lì verrebbe agganciato e tirato giù fino in superficie.
I pianeti del Sistema Solare seguono orbite stabili, ma in passato, durante la loro formazione, possono aver subito gigantesche collisioni. Non avendo ancora forma solida, le collisioni erano a livello di gas e particelle. In certe condizioni, da queste collisioni possono formarsi nuovi pianeti gassosi giganti. Ma in altre condizioni, a velocità più elevate, la collisione provocherebbe la perdita di massa del gas e quindi, boom! La disintegrazione del protopianeta. Quando invece la collisione non è diretta, se due protopianeti si scontrassero ma senza fondere il loro nucleo, entrambi se la caverebbero solo con una leggera perdita di massa, o persino una modifica nella forma del pianeta. Gli astronomi hanno individuato una galassia lontanissima da noi, ma quasi identica alla nostra Via Lattea. La sua luce ci arriva dall'epoca in cui l'universo aveva solo 1,4 miliardi di anni. Oggi ne ha 13,8. La luce ha impiegato 12 miliardi di anni per arrivare da quella remota galassia fino a noi. La galassia appare stabile e tranquilla, per nulla caotica, una rarità tra quelle risalenti a un'età così primordiale dell'universo. Per uscire dalla Via Lattea dovremmo allontanarci di 25.000 anni luce dal centro della nostra galassia o di 500 anni luce verso l'alto. La nostra è una galassia a spirale che si estende per 100.000 anni luce e ha uno spessore di 1.000 anni luce. Il Sole, la stella madre del nostro sistema planetario, si trova in uno dei bracci periferici della spirale, circa a metà del suo spessore verticale. La nostra galassia non ha un confine vero e proprio, ma è circondata da un alone composto di residui di stelle, gas e ammassi globulari di materia stellare. Per ammirare la Via Lattea per intero, in tutta la sua maestà, bisogna osservarla dall'alto, da almeno 48.000 anni luce di distanza, cosa per il momento del tutto impossibile per i nostri telescopi. Ci sono stelle che divorano i loro pianeti. Il nostro sistema solare è molto stabile, a differenza di altri sistemi planetari. Quindi niente paura. La Terra non corre pericoli, non verrà mangiata dal Sole. Ma almeno un quarto di tutti i sistemi planetari conosciuti, più o meno simili ai nostri, ha un passato decisamente caotico. In alcuni di essi esistono dei pianeti vagabondi, le cui orbite imprevedibili mettono spesso a repentaglio quelle degli altri pianeti, o in certi casi finiscono persino per deviare dalla loro orbita. Alcuni poi finiscono attratti dalla loro stella madre e distrutti. Quando succede, il pianeta si dissolve già negli strati più esterni della stella, finendo poi per vaporizzarsi. Sapevi che gli umani sono vere e proprie creature spaziali? Tu sei nello spazio, io sono nato nello spazio. Siamo tutti nati nello spazio. Il numero di condizioni da soddisfare per avere vita sulla Terra era impressionante. Ma nonostante questo, noi esistiamo. Spieghiamo bene. Noi e qualsiasi altra creatura spaziale, da qualche parte là fuori, dobbiamo vivere su un pianeta che orbita intorno a una stella gialla, non una rossa né una blu. Queste ultime tendono a bruciarsi in pochi milioni di anni, un tempo troppo rapido per permettere l'evoluzione delle forme di vita e lo sviluppo di esseri intelligenti. Le stelle blu tendono a evolversi in stelle rosse, aumentando a dismisura il loro volume per poi collassare ed esplodere. Qualsiasi forma di vita è impossibile vicino a queste stelle. Nemmeno le stelle rosse, di gran lunga il tipo di stelle più numerose, sembrano ottimali per lo sviluppo di civiltà intelligenti. Il calore sviluppato da stelle di questo tipo non è sufficiente a sostenere la vita nelle sue forme più complesse. Il pianeta dovrebbe orbitare molto vicino alla stella, esponendosi alle intense e mortali radiazioni di raggi X. Per questo motivo, nonostante siano le più numerose, con un gran numero di pianeti in orbita non ospitano alcuna forma di vita. Rimangono le stelle gialle, che formano circa il 10% di tutte le stelle. Tuttavia, la condizione fondamentale che deve essere soddisfatta per la creazione di forme di vita complesse sul pianeta in orbita intorno alla stella gialla è che questa sia di terza generazione. Solo le stelle di terza generazione contengono una varietà di composizioni chimiche in grado di sostenere forme di vita avanzate. Ogni volta che una stella esplode, vengono creati elementi più pesanti e complessi, che vengono espulsi e nel tempo si aggregano in una nebulosa. La gravità all'interno della nebulosa formerà gradualmente la prossima generazione di stelle e così via.
Il nostro corpo ha bisogno di calcio per lo scheletro e i denti. Il cervello ha bisogno di zinco per inviare gli impulsi elettrochimici che ci fanno muovere, sentire e pensare. Il sangue ha bisogno di ferro. Il corpo necessita di questi elementi creati da una stella gialla di terza generazione. Sorprendentemente, sul nostro pianeta sono presenti in natura tutti i 94 elementi chimici dell'universo, dall'idrogeno al plutonio. Forse è per questo che siamo qui. Probabilmente dobbiamo proprio ringraziare il Sole, nana gialla di terza generazione. Perché gialla? La fusione nucleare di queste stelle avviene molto stabilmente, senza variazione di luminosità, lungo un periodo stimato in miliardi di anni. Se il Sole variasse del 6% la sua luminosità, in più o in meno, la Terra diventerebbe troppo calda o troppo fredda per ospitare forme di vita civilizzate. La Terra orbita intorno al Sole nella cosiddetta zona abitabile, questa fascia che consente l'esistenza di acqua liquida su un pianeta. Questo ci porta alla seconda condizione necessaria per la vita intelligente nello spazio, il pianeta stesso. Recenti studi con il telescopio Kepler hanno dimostrato che un quarto di tutte le stelle nane gialle ha dei pianeti simili alla Terra che orbitano nella zona abitabile. Questa cifra è ovviamente approssimativa. Con più dati a disposizione magari arriveremo a una stella su 33. Ma comunque il numero di questi pianeti in orbita rimarrebbe altissimo. Andiamo ad analizzare il pianeta, il secondo componente essenziale per la vita intelligente nello spazio. Un pianeta, per ospitare una civiltà intelligente, deve avere caratteristiche particolari che non sono facili da trovare singolarmente, e ancor più difficilmente insieme. Fondamentale è una protezione nei confronti della stella attorno alla quale orbita. Poiché le stelle brillano grazie alla fusione nucleare nei loro nuclei, il gas negli strati più esterni, chiamato corona, viene espulso nello spazio attraverso quello che viene chiamato vento solare. I nostri satelliti rilevano costantemente la forza del vento solare, composto principalmente da nuclei di idrogeno elettrificati ionizzati, insieme a un miscuglio di nuclei atomici di molti altri elementi presenti nel Sole. A proteggere la Terra non è l'atmosfera, ma la magnetosfera, che ferma o devia il pericoloso vento solare. Le aurore boreali non sono altro che particelle di origine solare cariche, quindi protoni o elettroni, che interagiscono con la ionosfera terrestre, provocando emissioni luminose. Senza una magnetosfera che lo circonda, qualsiasi pianeta, anche quelli in zone abitabili, verrebbe abbrustolito dall'incessante flusso di nuclei di idrogeno ionizzato provenienti dalla sua stella. Per preservare le varie forme di vita è necessario che il pianeta abbia una fortissima magnetosfera. Non tutti i pianeti del nostro sistema solare ne hanno una. È presente nei giganti gassosi Giove, Saturno, Urano e Nettuno, ma data la loro posizione non sono adatti alla vita. Dei pianeti rocciosi solo la Terra e Mercurio hanno una magnetosfera. Quella di Mercurio è troppo debole per fermare il vento solare a causa della sua vicinanza al Sole. Un altro scudo protettivo che mantiene la Terra al sicuro dal Sole è la sua atmosfera. L'atmosfera è spessa circa 480 km, con la maggior parte della massa concentrata entro appena 16 km dalla superficie terrestre. L'atmosfera protegge la vita sulla Terra sia dalle radiazioni ultraviolette UV del Sole che dai raggi X. L'ozono, il gas che la compone per due terzi, costituito da tre atomi di ossigeno, blocca la maggior parte delle radiazioni UV del Sole. Marte, la cui atmosfera è mille volte più sottile di quella della Terra, è privo di ozono, e le emissioni ultraviolette del Sole hanno completamente irradiato la sua superficie. Un pianeta deve essere in grado di fermare le radiazioni UV della sua stella, quindi la composizione specifica dell'atmosfera è fondamentale per sviluppare forme di vita avanzate. Noi ce l'abbiamo, ma è un mix raro e precario. Oltre a questo, il pianeta deve avere una parte di superficie solida su cui vivere, una cosiddetta crosta. Lasciamo alla fantascienza l'idea di civiltà sottomarine o galleggianti nell'atmosfera di altri pianeti. La crosta di un pianeta deve avere delle placche tettoniche in continuo e costante movimento, in grado di creare la subduzione della crosta. Per subduzione si intende lo scivolamento di una placca sotto l'altra, con conseguente produzione di nuovo materiale dalle profondità. Questo rinnovamento delle proprietà chimiche del pianeta impedisce un equilibrio chimico in cui nulla è reattivo. Anche i terremoti e i vulcani contribuiscono al processo di rinnovamento geochimico. Proprio così, terremoti e vulcani sono elementi positivi. La subduzione delle placche tettoniche quindi è un'altra condizione essenziale per la vita. Né Marte né Venere hanno queste attività. Mercurio è un'unica grande placca tettonica, ma immobile, escludendo un lentissimo restringimento. La mancanza di forme di vita su questi pianeti è anche dovuta all'assenza di attività tettonica e conseguentemente di reattività geochimica.
Questo ci porta alla Luna. Sì, la Luna. Dire che la Luna ci tiene in vita può sembrare un'esagerazione, ma il contributo della Luna alla vita sulla Terra è essenziale. In primo luogo, la gravità della Luna mentre si muove nello spazio orbitando intorno alla Terra non solo fa sì che le maree degli oceani si alternino, ma l'aiuta anche ad agitare il magma al suo interno. Il movimento del magma all'interno della Terra con il suo alto contenuto metallico contribuisce alla creazione della magnetosfera terrestre. Quindi la Luna ci tiene al sicuro nello spazio, aiutando la Terra a diventare un geodinamo, creando il nostro magnetismo. La Luna è il satellite più grande del Sistema Solare se paragonato al suo pianeta primario, quello intorno al quale orbita. Molti considerano il sistema Terra-Luna come un doppio pianeta, ma questa è un'altra questione. Oltre a tutto questo, la Luna mantiene stabile l'orbita terrestre. Poiché la Luna è gravitazionalmente bloccata alla Terra, agisce proprio come il palo che usano i funamboli mentre camminano sulla fune. Pertanto, la Terra ha una librazione. Questo è il termine che indica l'oscillazione, ridotta. Se la Terra oscillasse tanto quanto Marte o Saturno, non solo sarebbe molto complicato tenere traccia del tempo, ma l'agricoltura sarebbe impossibile. Queste circostanze astronomiche rare o uniche concorrono nel rendere la Terra abitabile per l'umanità. Molti altri fattori non astronomici, ma evolutivi, biologici e chimici, sono necessari alla vita sulla Terra. Le probabilità o improbabilità diventano infinite. Presi tutti insieme, siamo molto, molto fortunati a essere qui. Siamo così fortunati che potremmo aver fatto tombola. Considerando tutte le possibili combinazioni, è improbabile che in qualsiasi altro luogo dell'universo ci sia un pianeta fortunato come la Terra. Il nostro Sole. Qualcosa di strano è appena successo. I notiziari in tutti i canali televisivi parlano di un buco nero che si è avvicinato alla nostra galassia prendendo il posto del Sole. È possibile notare un disco di accrescimento e lo sfondo del cielo sembra leggermente distorto. Significa che il buco nero è veramente vicino. Normalmente i buchi neri sono così lontani che non possiamo vederli ad occhio nudo. Non si possono nemmeno vedere direttamente con un telescopio. Cosa ci fa qui così vicino? Dov'è il Sole? Il buco nero l'ha inghiottito. Come sappiamo, il Sole si trova al centro del nostro sistema solare, abbastanza lontano da non bruciarci, ma ancora abbastanza vicino da fornirci luce, calore e fantastici panorami quando sorge e quando tramonta. Anche grazie al Sole, sulla Terra è nata la vita. È il corpo più massiccio del nostro sistema solare. Contiene il 98,8% della sua massa totale. È così largo che al suo interno potrebbe contenere più di 1 milione di volte la Terra. Forse il nostro Sole si è trasformato in un buco nero. In futuro succederà, ora però è troppo presto. I buchi neri si formano in questo modo. Le stelle grandi come il Sole, una volta arrivate alla fine del loro ciclo vitale, esplodono, formando una supernova, e collassano su se stesse, diventando molto piccole. A questa dimensione minuscola, però, si contrappone una massa enorme, proprio ciò che rende la gravità dei buchi neri così forte da imprigionare anche la luce che si avvicina troppo. Tutte le stelle dell'universo si stanno rimpicciolendo, e prima o poi scompariranno. Il nostro Sole perde 4 milioni di tonnellate di massa ogni secondo. Tra diversi milioni di anni, l'unica energia rimasta nell'universo sarà generata dai buchi neri. Un buco nero è circondato da polvere, gas e radiazioni. Le radiazioni sono ovviamente molto pericolose, quindi speriamo che il nostro pianeta non gli si avvicini. Il nostro sistema solare è quindi rimasto senza luce né calore. Molto presto i pianeti più interni, Mercurio e Venere, saranno probabilmente ricoperti di ghiaccio, uno scenario che interesserà anche la Terra. Non c'è bisogno di dire che nulla sopravviverà a questa nuova era glaciale. L'unica salvezza potrebbe venire dal disco di accrescimento che ruota così velocemente da generare calore, ma non c'è alcuna base certa. Comunque, se la massa del buco nero fosse uguale a quella del Sole, tutti i pianeti manterrebbero le loro orbite, Terra compresa. Ma se la massa fosse più grande del nostro Sole, cosa che i nostri scienziati stanno attualmente cercando di capire, allora ciao ciao Sistema Solare, è stato bello conoscerti. Oh no, cosa sta succedendo? Doveva essere una bella giornata di sole, ma improvvisamente è scesa un'oscurità opprimente. Come mai è già notte? Eppure l'orologio dice che sono le 14. Anche la Luna sembra diversa.
I servizi televisivi dicono che il nostro Sole non c'è più e a causa di alcuni eventi misteriosi la Luna non sta più orbitando intorno alla Terra. In questo momento è al centro del nostro sistema solare. Non ci resta molto tempo. Dato che il Sole non è più al centro del sistema solare, abbiamo 8 minuti e 20 secondi per prenderne coscienza e goderci l'ultima luce. L'energia del Sole impiega milioni di anni per viaggiare dal suo nucleo alla superficie, ma 8 minuti e 20 secondi è esattamente il tempo necessario alla luce del Sole per raggiungere la Terra attraversando 150 milioni di chilometri. Il nostro pianeta non si trova più nella zona abitabile del sistema solare. La zona abitabile è la distanza da una stella, nel nostro caso il Sole, in grado di assicurare la presenza di acqua liquida sulla superficie di un pianeta. Senza il Sole e senza il calore emanato dalla nostra stella, la Terra diventerà una roccia ghiacciata e priva di vita. Chissà se avremo tempo a sufficienza per inventare qualche dispositivo tecnologico in grado di fornire l'energia solare di cui abbiamo bisogno per sostenere la vita sulla Terra. In caso contrario, beh, milioni o miliardi di anni dopo, gli scienziati di altre civiltà esploreranno il nostro pianeta alla ricerca di prove che testimonino l'esistenza di una vita passata. Esattamente quello che stiamo facendo su Marte e sugli altri pianeti del nostro sistema solare. Cerchiamo di capire se sono sempre stati senza vita o se un tempo erano abitati. Oltre alla luce, qualcos'altro di vitale per il nostro pianeta viaggia a quella velocità: la gravità. Senza il Sole, per circa altri 8 minuti, i pianeti continuerebbero a girare intorno al centro vuoto del nostro sistema solare, fino a quando, in assenza dell'attrazione gravitazionale solare, tutti i pianeti andrebbero alla deriva nell'universo. L'attrazione gravitazionale della Luna non è così potente da tenere i pianeti nelle rispettive orbite. Il nostro satellite non emette luce né calore, quindi non può sostenere la vita sulla Terra. È così lontana che ora riusciamo a malapena a vederla. Senza la Luna che orbita intorno al nostro pianeta, osserviamo come le maree risultino meno evidenti. Inoltre, la forza dei venti sta aumentando sempre più. Quando tutto era normale, il nostro pianeta era inclinato di 23,5 gradi, che è la ragione per cui avevamo tempo e stagioni variabili. Ora l'inclinazione è così estrema che sta diventando molto freddo e molto velocemente. Il nostro tempo sulla Terra è quasi finito. La gente è in preda al panico. Ci resta forse ancora un minuto prima di sprofondare nell'oscurità eterna. Non siamo sicuri di cosa sia successo esattamente e di come la vita che abbiamo sempre vissuto, spesso con noncuranza, sia finita. Nessuno poteva prevederlo, ma sembra che dal nulla una gigantesca stella di neutroni abbia preso il posto del nostro Sole. Non saremmo stati in grado di riconoscere questo cambiamento da soli. Abbiamo solo notato che c'era qualcosa di diverso e il Sole è diventato più piccolo e più strano. Il resto l'abbiamo sentito al telegiornale. Nessuno sa come sia successo. Il Sole è nascosto da qualche parte dietro la stella di neutroni o la stella l'ha spinto fuori dal nostro sistema solare in una direzione sconosciuta? Una stella di neutroni è l'oggetto spaziale più denso che conosciamo. Ha quasi il doppio della massa solare, ma è tutta compressa in una stella di soli 15 km di diametro. Praticamente il diametro di una città sulla Terra. Una stella di neutroni si forma quando una stella enorme finisce il carburante. Una grande esplosione precede il collasso della regione centrale, il nucleo. Per questo ogni elettrone, particella caricata negativamente, e protone, particella caricata positivamente, si schiacciano insieme in un neutrone, una particella con carica neutra. Ora siamo in una situazione molto delicata. Stiamo praticamente aspettando che arrivi la nostra fine. Questa stella di neutroni ha una gravità 2 miliardi di volte più forte di quella della Terra. Questo significa che il nostro nuovo Sole tirerà tutti i pianeti del sistema solare verso di sé e alla fine li distruggerà. Il processo è già iniziato. Per la prima volta nella storia, i pianeti stanno lasciando le loro orbite stabili, attratti dalla potente forza della stella di neutroni. Molto presto sarà il caos, ma questo non sarà tutto. Una stella di neutroni ruota più di 700 volte al secondo, mentre il nostro Sole ruota una volta ogni 27 giorni. Quindi, dopo aver distrutto tutti i pianeti, compresa la Terra, questa stella continuerà a vorticare per tutto l'universo a circa un quinto della velocità della luce. Forse rallenterà e si spegnerà col tempo, forse no. Dopo migliaia di anni, molte stelle di neutroni iniziano a rallentare e spegnersi, ma non sempre accade.
potrebbe incontrare un'altra stella, iniziare a orbitarle intorno e a nutrirsi della sua atmosfera fino a quando collasserà, trasformandosi in un gigantesco buco nero. Il nostro Sole, prima o poi, avrebbe fatto la stessa fine. Prima dell'apparizione della stella di neutroni, il Sole aveva 4,6 miliardi di anni, cioè circa metà della sua vita. Aveva già bruciato circa la metà delle sue riserve di idrogeno e aveva abbastanza scorte per fornire energia per altri 5 miliardi di anni. Alla fine avrebbe raggiunto le dimensioni della Terra e dopo aver esaurito il carburante sarebbe semplicemente collassato. Avrebbe mantenuto la sua enorme massa, ma il suo volume sarebbe stato simile a quello del nostro pianeta. Niente sole, niente vita. Il risultato sarebbe stato lo stesso. Ma in questo modo il processo avrebbe avuto tempi estremamente più lunghi. Chissà se gli esseri umani avrebbero anche abitato sulla Terra. Con le stelle di neutroni i processi sono piuttosto rapidi e molto più caotici. Una stella di neutroni in un'altra galassia sarebbe solamente osservabile come una lontana luce lampeggiante che chiamiamo pulsar. Ma in questo modo... boom! A 640 anni luce dal Sole, degli astronomi hanno scoperto il pianeta WASP-76b, su cui piove ferro. Il pianeta è molto vicino alla sua stella, e la sua orbita è bloccata in modo tidale, ovvero mostra sempre una sola faccia alla stella. La temperatura sul lato soleggiato è così alta che i metalli si fondono ed evaporano. L'altra metà del pianeta è abbastanza fredda, tale da far condensare i metalli che ricadono sotto forma di pioggia. A proposito di orbita bloccata in modo tidale, anche la nostra Luna ha la stessa caratteristica. Il famoso lato oscuro non esiste. La Luna ha sempre una faccia rivolta verso la Terra. Quando si trova tra la Terra e il Sole, quello che noi chiamiamo lato oscuro diventa luminoso, solo che da qua giù non possiamo vederlo. Un recente studio sostiene che la Luna abbia una coda. Ogni mese questa coda avvolge il nostro pianeta come una sciarpa. Si tratta di una coda sottile, composta da milioni di atomi di sodio che seguono il nostro satellite. La Terra attraversa regolarmente questo impercettibile flusso di atomi. L'origine di questo fenomeno sono i meteoriti che cadono sulla superficie lunare, scatenando reazioni chimiche che liberano gli atomi di sodio. Sembra incredibile, ma la Luna si sta pian piano riducendo. Rispetto a centinaia di milioni di anni fa, è più piccola di 45 metri. Potrebbe dipendere dal raffreddamento degli strati più interni. Questa teoria potrebbe anche spiegare le scosse che interessano la superficie del satellite. La Luna non è la sola ad avere terremoti, anche Marte è sismicamente attivo. Sul pianeta rosso i terremoti si verificano con una certa regolarità. Per diversi giorni ogni mese, la Luna rimane tra il Sole e il nostro pianeta. È in quel periodo che l'attrazione gravitazionale terrestre raccoglie la coda composta da atomi di sodio. Il nostro pianeta la trascina in una lunga striscia che avvolge l'atmosfera. Questa coda è innocua, è invisibile all'occhio umano, è circa 50 volte più debole rispetto a ciò che è percepibile dall'occhio umano. Solo i telescopi ad alta definizione possono individuare il suo debole bagliore giallastro nel cielo. La coda ha un diametro 5 volte superiore a quello della Luna piena. Recenti studi hanno dimostrato che in molti pianeti dell'universo, e persino nella Via Lattea, è presente dell'acqua liquida o congelata. Il più vicino si trova nel nostro sistema solare. Si tratta di Europa, una delle lune di Giove. Gli scienziati sono quasi sicuri che sotto la sua superficie ghiacciata ci sia un oceano d'acqua. Questo però non significa che ci siano forme di vita. L'acqua liquida è solo una delle tante variabili necessarie allo sviluppo della vita. Una stella nella galassia GSN 069 probabilmente si trasformerà in un pianeta delle dimensioni di Giove in un tempo molto lungo, trilioni di anni. Potrebbe succedere a causa della sua interazione con un buco nero. Inizialmente gli astronomi hanno notato delle insolite emissioni di raggi X, incredibilmente luminose, che si ripetevano ogni 9 ore. Dopo aver studiato questo fenomeno, hanno capito che si trattava di una stella che si muoveva in un'orbita ellittica intorno a un buco nero. I lampi luminosi? Era il materiale che il buco nero sottraeva dalla superficie della stella. Nel corso di milioni di anni, il buco nero aveva già trasformato la gigante rossa in una nana bianca. Probabilmente questo processo non si interromperà. Gli astronomi hanno trovato alcune tracce di fosfina nell'atmosfera di Venere.
Sul nostro pianeta questo gas, incolore e infiammabile, si trova spesso dove vivono i microbi. Non c'è da stupirsi che una nuova teoria suggerisca che potrebbe esserci vita su Venere, ma anche in questo caso la vita su Venere potrebbe esistere solo nella sua atmosfera. Probabilmente nessun organismo vivente sarebbe in grado di sopravvivere alle estreme condizioni ambientali del pianeta. La superficie di Venere è incredibilmente secca, non è presente acqua liquida e la pressione è 90 volte superiore a quella della superficie terrestre. Le temperature spesso superano i 480 gradi centigradi, una temperatura in grado di fondere i metalli. Niente vacanze lì per me. A milioni di anni luce di distanza troviamo un'intera nuvola spaziale galleggiante, composta interamente di acqua. Ce n'è così tanta che potrebbe riempire tutti i nostri oceani ben 140 trilioni di volte. L'origine dell'acqua sulla Terra è ancora un mistero. La teoria più accreditata ipotizza che sia stata portata da comete e asteroidi ghiacciati che hanno lasciato non solo imponenti crateri, ma anche la sostanza liquida grazie alla quale prosperiamo. Nello spazio è possibile trovare una grossa quantità di materia organica che in determinate condizioni potrebbe produrre così tanta acqua da riempire mille volte i nostri oceani. Grazie a un esperimento condotto da alcuni ricercatori è stato osservato che dal riscaldamento di questa materia organica si ottengono acqua pulita e olio. Se questo esperimento verrà confermato da studi futuri, potremmo ipotizzare che il petrolio sulla Terra non si sia formato da resti fossilizzati di esseri viventi, ma che sia arrivato dallo spazio. Potrebbero esserci circa 6 miliardi di pianeti simili alla Terra solo nella Via Lattea. Gli ultimi dati hanno dimostrato che una stella su 5 simile al Sole può avere almeno un pianeta nella sua zona abitabile. Non stiamo parlando di un pianeta qualsiasi, ma di uno con un nucleo e una superficie rocciosa, di dimensioni paragonabili alla Terra. Trovandosi all'interno della zona abitabile della sua stella, un tale pianeta avrebbe alte possibilità di ospitare creature viventi, microbi almeno. Considerando il numero di questi pianeti nella nostra galassia, possiamo tranquillamente dire che almeno uno non solo è abitabile, ma abitato. Ora, moltiplichiamolo per il numero di galassie nell'universo, considerando anche che molte sono più grandi della Via Lattea. Il numero che otteniamo indica miliardi e miliardi di stelle simili al Sole e di pianeti simili alla Terra, alcuni sicuramente più simili al nostro di altri. E senti queste. Probabilmente siamo in grado di camminare eretti grazie alle esplosioni di supernove. Circa 2,5 milioni di anni fa, i raggi cosmici liberati da una supernova arrivarono sul nostro pianeta. A contatto con l'atmosfera terrestre, innescarono una serie di tempeste elettriche che successivamente si sono trasformate in temporali. Questi a loro volta causarono incendi nell'Africa nord-orientale, dove vivevano i nostri antenati. Gli incendi trasformarono la zona della foresta in una savana. La pressione atmosferica cambiò e i nostri antenati dovettero cambiare la loro camminata per sopravvivere. La più grande esplosione dal Big Bang è stata registrata nel 2019, localizzata nel superammasso di Ofiuco, struttura composta da migliaia di galassie. Secondo gli scienziati, l'esplosione è stata pari a 20 miliardi di miliardi, sono 18 zeri, di megatoni al millisecondo per 240 milioni di anni. Dovrò fidarmi, la matematica non è il mio forte. Nel 2019, il Lander InSight della NASA, il cui compito era quello di studiare l'interno di Marte, ha registrato il primo terremoto marziano di sempre, delle scosse molto veloci che si ripetevano due volte al giorno. La maggior parte aveva una magnitudo trascurabile, impossibili da sentire se fossero avvenute sulla Terra. Finora sono stati rilevati più di 300 martemoti. Si tratta delle prime scosse su un qualsiasi corpo spaziale diverso dalla Terra e dalla Luna. La missione ha scoperto un altro fenomeno misterioso, degli strani impulsi magnetici verificatisi ogni mezzanotte nei pressi del lander. Non è ancora chiaro cosa li generasse. L'atmosfera di Plutone raggiunge un'altezza superiore a quella terrestre. È anche suddivisa in 20 strati, tutti freddissimi ed estremamente condensati. Ricordi l'asteroide che ha spazzato via i dinosauri dalla Terra? Io non c'ero, ma chi potrebbe dimenticare? Potrebbe non essere stato l'unico evento ad aver provocato un'estinzione di massa.
Circa 360 milioni di anni fa, un'esplosione di supernova avvenne a circa 65 anni luce da noi e i raggi cosmici da essa inviati spazzarono via lo strato di ozono della nostra bella palla blu. Wow, che vicini antipatici che abbiamo! Il calore del Sole è sotto i nostri piedi. Gli scienziati hanno scoperto che il nucleo della Terra, infatti, è caldo quanto la superficie del Sole, circa 10.800 gradi centigradi. Uno dei motivi per cui fa così caldo lì sotto è che la Terra sta ancora disperdendo calore dal momento in cui si è formata, miliardi di anni fa. Inoltre, quando Marte, oggetto gigante, si è schiantato contro una Terra ancora giovane, non solo ha creato la Luna, ma ha anche sciolto la superficie del pianeta. Molto di quel calore è probabilmente ancora immagazzinato nel nucleo, ma non dobbiamo preoccuparci. Per noi è più difficile accedere al nucleo del pianeta che sondare la superficie di Plutone. Probabilmente non svilupperemo mai una tecnologia in grado di raggiungere fisicamente il nucleo. Non c'è aria sulla Luna, ma allora come fa ad arrugginirsi? Eh sì, perché gli scienziati hanno scoperto la presenza di ematite sulla Luna, una specie di ruggine. Uno speciale strumento di ricerca della NASA ha esaminato la luce riflessa dalla superficie della Luna e si è scoperto che la composizione dei poli del satellite è diversa dal resto. La superficie è costellata di rocce ricche di ferro, ma senza ossigeno e acqua liquida non può formarsi la ruggine. I venti solari poi aggiungono mistero. Bombardano la Luna con l'idrogeno e l'idrogeno rende molto più difficile la formazione delle ematite. Anche se la Luna non ha un'atmosfera, in essa permangono ancora tracce di ossigeno che vengono dall'atmosfera superiore del nostro pianeta. La Terra infatti protegge la Luna da quasi il 100% dei venti solari, anche se non sempre. E anche se il nostro satellite naturale è asciutto, potrebbe esserci dell'acqua ghiacciata nei crateri del suo lato in ombra. Un giorno su Urano dura 17 ore, 14 minuti e 24 secondi. Inoltre questo pianeta ha un'inclinazione di circa 98 gradi che fa sì che una stagione lì duri 21 anni terrestri. Marte ha due lune, Phobos e Deimos. Nei prossimi 30-50 milioni di anni le forze gravitazionali di Marte faranno a pezzi Phobos e probabilmente questo determinerà la formazione di un anello attorno al pianeta. La Terra è il pianeta più denso del Sistema Solare. Al centro della Terra c'è un nucleo che occupa il 15% del volume del pianeta e si compone di due parti, nucleo esterno e interno. Il nucleo interno è una solida sfera di ferro e nickel, il cui raggio misura 1200 km, ovvero il 20% del raggio terrestre e l'80% del raggio della Luna. Il nucleo esterno è spesso circa 2300 km ed è liquido. È costituito da ferro e nickel, ma non è abbastanza sottoposto a pressione per essere solido. Marte ospita il vulcano più grande del Sistema Solare, mentre oggi tutto sembra tranquillo su Marte, in passato si sono verificati fenomeni che hanno portato alla formazione e all'eruzione di enormi vulcani. Uno di questi è l'Olympus Mons, è alto oltre 25 km, ovvero come tre Everest, e largo circa 600 km, quanto l'Arizona. Questo vulcano è cresciuto fino a raggiungere dimensioni così grandi per la debole gravità su Marte e per la mancanza di movimento della placca tettonica. La gravità non è la stessa ovunque. Le rocce, i metalli e gli altri minerali e sostanze che compongono il pianeta sono ammassati nel terreno più stretti in alcuni punti che in altri. Questo ha conseguenze sorprendenti. La gravità varia leggermente a seconda di dove ti trovi. Pesi lo 0,5% in meno stando all'equatore rispetto ai poli. Nella maggior parte dei casi questa è una differenza inferiore a mezzo chilogrammo. Anche l'altitudine cambia il peso, se fossi in cima all'Everest peseresti leggermente meno. Basta non guardare in basso. L'essere vivente più resistente della Terra è così piccolo che non puoi vederlo. I tardigradi o orsi d'acqua sono graziose creature minuscole con 8 zampe e una testa schiacciata, lunga meno di un cinquantesimo di centimetro. Nonostante le loro dimensioni microscopiche, possono sopravvivere praticamente ovunque.
Preferiscono il muschio bagnato o il fondo di un lago, ma non si lamenteranno se li metti in un posto davvero scomodo. Possono sopportare un freddo estremo e un caldo incredibile e sopravvivere sia a pressioni enormi che a radiazioni elevate. Alcuni tardigradi sono persino riusciti a sopravvivere senza protezione nello spazio per 10 giorni. Tosta, eh? Resistono arrotolandosi e ibernandosi, il che riduce il loro bisogno di ossigeno e cibo. La gravità della Luna è di circa il 17% di quella terrestre. Se pesassi 90 kg sulla Terra, sulla Luna il tuo peso arriverebbe a 15 kg. Saresti anche in grado di trasportare cose 6 volte più pesanti di quelle che puoi trasportare sulla Terra. Inoltre, sarebbe più facile camminare sulla superficie della Luna, ma anche più pericoloso. I tuoi piedi all'interno di una pesante tuta spaziale affonderebbero nel suolo lunare di 15 cm di profondità. Ma immaginiamo che tu abbia deciso di saltellare per aria. Probabilmente perderesti il controllo dei tuoi salti in pochissimo tempo. Inoltre, la superficie della Luna è disseminata di profondi crateri. Sarebbe un'impresa evitarli tutti. Puoi vedere le eclissi solari perché, anche se la Luna è 400 volte più piccola del Sole, è anche 400 volte più vicina alla Terra. Quindi è perfettamente in grado di oscurare la stella. Ma tra 50 milioni di anni la Luna non sarà in grado di bloccare completamente il Sole, a causa dell'orbita mutevole del satellite. Una tuta spaziale della NASA completa costa l'incredibile cifra di 11 milioni di euro. Il 70% di questa somma cospicua è per il modulo di controllo e lo zaino. Proprio al centro di Urano c'è un nucleo roccioso, piccolo, solo metà della massa della Terra. Rispetto ad altri pianeti, il nucleo di Urano è piuttosto freddo, meno 5.000 gradi centigradi. Il suo nucleo solido è circondato da un mantello di ghiaccio e questa è la porzione più grande del pianeta, circa l'80%. Inoltre non è il ghiaccio che conosciamo, è un fluido caldo e denso, composto da acqua, ghiaccio di ammoniaca e metano, noto come oceano di acqua e ammoniaca. L'atmosfera di Urano è formata principalmente da idrogeno ed elio, ma è di colore blu-verde per via del metano che assorbe la luce rossa. L'oceano su Giove è più grande di qualsiasi altro nel Sistema Solare, ma a differenza degli oceani della Terra non è fatto di acqua, ma di idrogeno metallico. La profondità dell'oceano è di 40.000 km, quasi come la circonferenza terrestre. Venere è un campione quando si tratta di vulcani. Il pianeta ne ha circa 1.600 e sono solo quelli principali, ma nessuno erutta. A 250 milioni di anni luce da noi c'è un buco nero supermassiccio che emette il suono più profondo mai rilevato da qualsiasi oggetto nell'universo. È di 57 ottave più basse del do centrale del pianoforte. È un quadrilione di volte più profondo di quello che possiamo sentire. Mercurio ha qualche miliardo di anni. Nel 2016 gli scienziati hanno scoperto alcune anomalie sulla superficie del pianeta che mostrano che si sta rimpicciolendo. Dopo ulteriori ricerche hanno scoperto che Mercurio non aveva ancora finito di raffreddarsi. Ci sono pianeti che non sono legati a nessuna orbita stellare e vagano senza meta nello spazio. Tra gli oggetti spaziali più spettacolari ci sono le pulsar. Le pulsar sono un tipo di stella di neutroni che sparano parte del loro materiale quasi alla velocità della luce. Le pulsar regolari girano a una velocità ragionevole, da un decimo a 60 volte al secondo. Ma le pulsar di millisecondi possono girare a ben 700 volte al secondo, troppo veloci per l'occhio umano. Mentre ruotano, emettono una radiazione dal loro asse che somiglia alla luce di un faro. Gli astronomi notano le pulsar quando si trovano di fronte alla Terra, dal momento che sembra che una luce sia proiettata sul nostro pianeta. Quando la luce risplende altrove, la pulsar non viene vista. Il nostro Sole è enorme, una prova? Il 99,86% di tutta la massa del Sistema Solare è la massa del Sole, in particolare l'idrogeno e l'elio di cui è composto. Il restante 0,14% è costituito dalla massa degli 8 pianeti del Sistema. Gli anelli di Saturno sono molto sottili rispetto alle sue dimensioni.
Se avessi un modello in scala del pianeta, di un metro, gli anelli sarebbero 10.000 volte più sottili di una lama di rasoio. Anche se Venere è il pianeta più caldo del nostro sistema solare, ospita la neve, ma non quella che immagini. Nevicano metalli e piove acido. Insomma, non ci andrei in vacanza. Su Venere ci sono temperature eccezionalmente elevate, abbastanza calde da sciogliere il piombo. È il pianeta più caldo del Sistema Solare, con un'altissima pressione atmosferica e venti superforti. Sono 50 volte più veloci della rotazione del pianeta stesso. Stanno anche diventando più forti nel tempo, e gli scienziati non sanno perché. Ma hanno trovato qualcosa di interessante nelle nuvole del pianeta. Un potenziale segno di decomposizione di materia biologica. Ci potrebbe essere vita? Non proprio, dal momento che Venere ha un'atmosfera secca e ventosa, e non c'è abbastanza acqua. Gli anelli attorno ai pianeti sono più comuni di quanto pensassimo. Gli anelli di Saturno sono i più famosi e spettacolari. Sono in parte costituiti da ghiaccio d'acqua scintillante. Non c'è nulla di simile nel resto del Sistema Solare. Anche Giove, Urano e Nettuno hanno degli anelli, molto probabilmente costituiti da polvere e particelle rocciose. E non solo i pianeti. Gli astronomi hanno scoperto che ci sono anelli anche attorno a un asteroide, Chariklo. A proposito di anelli, perché pensi che la Terra non li abbia? I giganti gassosi hanno anelli, mentre quelli rocciosi no. Due teorie spiegano come si formano gli anelli. Potrebbero essere resti dei tempi in cui si sono formati i pianeti. Potrebbero essere materiale residuo di un impatto che ha distrutto una luna sconosciuta. O ancora, la gravità potrebbe aver fatto a pezzi la luna del pianeta madre. Non è chiaro perché solo i pianeti gassosi abbiano degli anelli. Si sono formati nell'area esterna del nostro sistema solare, mentre i pianeti rocciosi solo all'interno. Può essere già un indizio. Forse questi pianeti rocciosi interni avevano una protezione migliore dai forti impatti che avrebbero potuto formare gli anelli. Quindi, nel sistema solare esterno ci sono più lune e anelli. Un altro indizio potrebbe essere che i pianeti più grandi sono anche più voluminosi, e per questo gli anelli sono più stabili. Alcune teorie affermano addirittura che la Terra avesse degli anelli. Molto tempo fa, il nostro pianeta si è scontrato con un oggetto delle dimensioni di Marte, che probabilmente ha formato un denso anello di particelle e detriti. Ma la nostra storia è un po' diversa da quella dei pianeti esterni, e quegli anelli probabilmente si unirono e formarono la Luna. Conosciamo la forma dell'universo? Einstein ha inventato la teoria della relatività generale. Diceva che l'universo potrebbe essere di una di queste tre forme: chiuso come una sfera, aperto come una sella o piatto come un foglio di carta. La sua forma determina se è infinito o meno e se si espanderà per sempre o collasserà. La forma dell'universo dipende dalla sua densità e dalla velocità di espansione. Uno dei modi migliori per determinarne la forma è usare il fondo cosmico a microonde, CMB in inglese. È il bagliore residuo dell'universo, rimasto dal Big Bang. Le onde sonore che si stavano muovendo attraverso l'universo nelle sue fasi iniziali hanno prodotto variazioni spaziali piuttosto piccole nella temperatura della luce. I risultati degli studi hanno dimostrato che probabilmente l'universo si sta espandendo in tutte le direzioni, il che significherebbe che è piatto. Come mai il Sole è caldo mentre la Luna è fredda? Il Sole emana calore perché il suo nucleo è estremamente caldo. All'interno la pressione è piuttosto alta e l'idrogeno si trasforma in elio. È così che il Sole crea luce e calore. La luce solare e il suo calore sono sufficienti a illuminare le nostre giornate sulla Terra e per sostenere la vita, anche se il Sole si trova a circa 150 milioni di chilometri di distanza. La Luna non è calda perché non ha un'atmosfera, quindi non può assorbire la luce solare come il nostro pianeta. La superficie diventa molto calda durante il giorno, circa 100 gradi centigradi, ma poiché non c'è atmosfera, la temperatura scende drasticamente durante la notte, fino a meno 173 gradi. Il Sole è caldo, ma lo spazio intorno è molto freddo. Il calore è l'energia che gli oggetti immagazzinano al loro interno. La temperatura è il modo in cui misuriamo se una cosa è calda o fredda. Quindi, quando trasferisci il calore a determinati oggetti, la loro temperatura aumenta. E se lo si toglie, la temperatura scende.
Puoi trasferire calore in tre modi diversi: per convezione, per conduzione e per irraggiamento. La convezione funziona su gas e liquidi e la conduzione nei solidi. La temperatura influisce solo sulla materia. Nello spazio non ci sono abbastanza particelle, è quasi un vuoto completo, il che significa che il trasferimento di calore non è efficace. L'unico modo per riuscirci è attraverso le radiazioni. Quando il calore del Sole cade su un oggetto sotto forma di radiazione, gli atomi che lo compongono assorbiranno energia. Questa energia muove gli atomi, che a loro volta, durante questo processo, producono calore. Nello spazio, la temperatura degli oggetti rimane la stessa per molto tempo. Gli oggetti freddi rimangono freddi, e quelli caldi rimangono caldi. Se metti qualcosa al di fuori dell'atmosfera terrestre e lo esponi alla luce solare diretta, il Sole lo riscalderà a circa 120 gradi centigradi. Gli oggetti nello spazio esterno, che circondano il nostro pianeta e non ricevono direttamente luce solare, si trovano a 10 gradi centigradi. Questa temperatura deriva dal fatto che ci sono molecole che sfuggono alla nostra atmosfera, quindi il Sole le riscalda. Pensavamo che l'acqua fosse davvero rara nello spazio, ma ora sappiamo che c'è acqua ghiacciata in tutto il sistema solare. Per cominciare, la si può trovare su asteroidi e comete, e anche nei crateri che sono sempre in ombra su Mercurio e sulla Luna. Su Marte c'è ghiaccio ai poli, sotto la polvere. Potrebbe non essere abbastanza per sostenere delle colonie umane, ma è comunque qualcosa. Anche altri corpi nel nostro sistema solare contengono ghiaccio, come il pianeta nano Cerere e una delle lune di Saturno, Encelado. Europa, una delle lune di Giove, potrebbe essere una probabile candidata a contenere la vita. Probabilmente ha un intero oceano sotto la sua superficie ghiacciata. Potrebbe esserci il doppio dell'acqua di tutti gli oceani del nostro pianeta messi insieme. Anche Titano, la più grande delle lune di Saturno, ha un ciclo liquido, ma non di acqua. Questo ciclo muove i materiali tra la superficie e l'atmosfera. Diciamo che a prima vista somiglia al ciclo dell'acqua sulla Terra, ma gli immensi laghi su Titano sono pieni di etano e metano. C'è però la possibilità che sotto ci sia dell'acqua. Nettuno è circa 30 volte più lontano dal Sole rispetto a noi. Riceve meno luce e calore rispetto alla Terra, ma irradia anche molto più calore di quello che riceve. Molte cose accadono nella sua atmosfera, specialmente se in confronto al suo vicino, Urano. Urano è più vicino al Sole, ma irradia comunque la stessa quantità di calore di Nettuno. I venti su Nettuno sono incredibilmente potenti, 2400 km orari. Nessuno sa ancora perché. Potrebbe essere una contrazione gravitazionale, energia proveniente dal suo nucleo o il Sole. Spero che prima o poi lo scopriremo. Riesci a immaginare il ghiaccio caldo? Esiste a soli 33 anni luce da noi, su un pianeta extrasolare, Gliese 436b. Questo pianeta è costituito da diversi elementi d'acqua che formano ghiaccio ardente. Il ghiaccio è solido a causa della forte pressione e le temperature in superficie sono estreme e possono arrivare ai 300 gradi centigradi. Ecco perché l'acqua ghiacciata è rovente e diventa vapore. Immagina di mettere del ghiaccio nel tuo caffè per riscaldarlo. Quando osservi le stelle è come se guardassi nel passato. Le stelle sono molto lontane e ci vuole tempo prima che la loro luce raggiunga il nostro pianeta. Quindi è possibile che alcune abbiano già esaurito il loro carburante e non siano più vive. I pilastri della creazione sono un buon esempio. Fanno parte di una regione a 7000 anni luce da noi, chiamata Nebulosa Aquila. Sono nuvole di gas e polvere a forma di pilastri. Gli scienziati le hanno scoperte nel 1995, ma in realtà un'esplosione di supernova ha distrutto questi pilastri almeno 6000 anni fa. Quindi l'immagine del 1995 mostra com'erano questi pilastri 7000 anni fa. Su Marte c'è il vulcano più grande finora conosciuto nel sistema solare, Olympus Mons. È più grande dell'intero stato delle Hawaii e 100 volte più grande del vulcano più grande sulla Terra, Mauna Loa. Il pianeta rosso sembra tranquillo, ma una volta grandi vulcani dominavano la sua superficie. I vulcani sul pianeta rosso sono così grandi perché la gravità è molto più debole rispetto alla Terra. Inoltre, la crosta del nostro pianeta si muove continuamente, mentre probabilmente quella marziana è del tutto immobile.